Allora, la storia di informatica assistita nasce nel 2011 per dare seguito a un'esperienza di frequenza di corsi offerti dal Comune di Modena in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. E siccome con questi corsi avevamo appreso delle cose, ci interessava confermare le competenze acquisite, pensammo di trovare la maniera appunto di proseguire questa esperienza. La modalità ci è stata suggerita dal fatto che noi operavamo nel Comitato Anziani, che anche da un punto di vista degli ambienti è contiguo al Net Garage di via Viterbo, che era una struttura nata nel 2000, il primo dei Net Garage di Modena, e che era frequentato al pomeriggio da un gruppo di ragazzi, così come prevede lo statuto dei Net Garage. E siccome era inutilizzata al mattino, pensammo appunto di utilizzare questa struttura. Ecco, informatica assistita spiega bene quello che facciamo concretamente, nel senso che, a differenza di un corso che prevede come personaggio principale un istruttore con eventualmente degli assistenti, informatica assistita sono persone che hanno un minimo di competenze apprese, che si mettono a disposizione degli altri che sono più acerbi per aiutarli, non solo i tutor verso gli utenti, ma anche gli utenti fra di loro. Ma io ho iniziato casualmente su chiamata di Ermanno Longagnani, conoscevo da tempo, e mi ha chiesto appunto di collaborare al progetto di informatica assistita presso via Viterbo. Ero molto titubante, però ho cominciato cercando di aiutare le persone, poi soprattutto, siccome erano persone con diverse competenze, di stimolarle alla conoscenza e all'autonomia, cioè l'autonomia nel senso che dovevano imparare a fare mail, dovevano anche imparare a conoscere i servizi online, perché no? Perché Modena, per esempio, Moneta, tantissimi servizi online, certificazioni, e così abbiamo via via scoperto nuove cose fino ad arrivare anche al fascicolo digitale. Le attività si svolgono in questo modo. A via Viterbo abbiamo una sala strutturata con computer fissi e qualcuno anche col dispositivo, e io utilizzo il video per fare non lezioni assolutamente, ma esposizioni delle attività che andiamo a fare e a presentare. Parlavo prima dell'attività autonoma online, ma non solo, perché ogni evento che per esempio noi sentiamo e assistiamo, tipo Equitalia, ha parlato di commentare con Equitalia, io quel giorno ho cominciato con Equitalia, per cui facciamo una piccola sessione, non so, sul fascicolo come si fa il login, poi proviamo insieme e facciamo delle attività di simulazione, ma anche dirette, in collaborazione con tutti. Inizialmente ho frequentato alcune volte la Biblioteca Delfini qui a Modena e ho avuto l'onore di conoscere il signor Ermanno, il quale mi ha indirizzato, diciamo così, verso il Net Garage in via Viterbo qui a Modena, e da lì è iniziato il mio grande amore con l'informatica assistita. Certamente, perché lo ritengo molto utile. Io sinceramente ho notato anche che molti giovani, non solamente noi anzianotti, non lo usano, e quindi auspico che lo usino in molti, anche perché è molto utile. Io l'ho trovata molto positiva, perché io sono partita completamente da zero, non sapevo fare assolutamente niente. Adesso riesco a mandarvi un'email, riesco a mandare un sito di un albergo, di un posto dove vorrei visitare, le mostre che adesso c'è a... In questo momento c'è a Treviso quella mostra degli impressionisti, anche lì mi sono andata a guardare un po' i biglietti, gli orari e quelle cose lì. È quello che sono riuscita a imparare da ottobre a venire adesso, insomma. È scattato che avevo il computer in casa, nessuno lo usava, ho detto possibile che io non riesca ad usarlo, anche io imparare, lo usano tutti, ci provo. E devo dire che è stata una bella esperienza finora, spero di continuare. Spero che continuino anche loro a insegnarci. Pane Internet è il progetto regionale che fa da cornice alle attività di informatica assistita del Comune di Modena, che si sviluppano in diverse sedi, via Viterbo, il Net Garage
e ovviamente Via Barchetta con il nuovo spazio Innovation Lab Make It Modena sono realtà ormai diffuse nella città e che ospitano nell'arco dell'anno diversi corsi dove le persone, anche quelle over 60, possono dedicarsi alla cultura digitale. Perché gli analfabeti digitali sono diffusi tutto intorno a noi, perché sono più vicini di quanto pensiamo, possono essere le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, persone che non sono indipendenti dal punto di vista tecnologico e che invece se lo fossero potrebbero accedere ai tanti servizi online del Comune di Modena, della pubblica amministrazione, ma anche di altri soggetti e potrebbero autonomamente svolgere le proprie attività, dedicarsi alle proprie passioni, fare socialità attraverso la cultura digitale.